Siamo con l'avvocato Elena Gabrilakos. Questo opuscolo fa il punto sulla la nullità dei matrimoni nei tribunali ecclesiastici, un modo per creare consapevolezza attorno a questo tema di cui forse si sa poco. Esattamente, sì, la nostra missione è stata quella di rispondere all'invito del Santo Padre che con la sua riforma del diritto processuale canonico ci ha esortati ad essere Chiesa in uscita. Chiesa in uscita per noi avvocati è stato riuscire a essere un ponte tra l'istituzione del tribunale ecclesiastico e le persone. Non dico fedeli, dico proprio persone, cittadini, perché proprio anche chi non crede, anche chi non ha fede, si è accostato magari al matrimonio soltanto per circostanze contingenti, per consuetudini familiari, per obblighi, può essere ascoltato, accolto e mai giudicato moralmente. Non ci si dà un giudizio, i tribunali ecclesiastici non danno un giudizio sulle persone, sulla loro condizione passata o attuale, valutano soltanto se in quel momento il consenso prestato in chiesa avesse degli elementi tali da rendere nullo il matrimonio.